Stessa location, stessa energia, chiusura della campagna elettorale a Teramo sul palco di Piazza Martiri per i candidati sindaco. A rompere il ghiaccio è stato Carlo Antonetti, sostenuto da 5 liste civiche e della coalizione di centrodestra. Possiamo scrivere insieme una nuova storia, la nostra storia, una nuova storia che abbia il cittadino al centro dell'azione amministrativa, l'appello dell'avvocato. Poi è stato il turno della candidata Maria Cristina Marroni, sostenuta da 3 civiche. Nel 2020 hanno tentato di buttarmi via, ma io sono ancora qui più forte che mai, ha detto sulle note di We Will Rock You. Infine il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto, candidato del centro-sinistra, sostenuto da 7 liste, la nostra amata città potrà proseguire il percorso di rinnovamento già avviato nel 2018.